anche se sbagliate non ci importa, poi dovrete imparando vi rendete conto di quello che è la variante. Poi nel pomeriggio, a che ora Jacopo non c'è? Chi c'è? Volevo sapere le varianti sul tema, cioè quando tocca a me di scrivere. Sì. A che ora? A che ora ci rivediamo noi nel pomeriggio? Alle 5. Alle 5. Siete sicuri? Sì, sta ragionevolmente sicuro. Va bene, d'accordo, alle 5, d'accordo. Allora, comincia a leggere tu. Tranquillo. È un gioco che facciamo, non c'è nessun premio e nessuna cacciata. Andiamo. Tutte e due le parti, quindi? Tutte e due, sì, okay. È un monologo. E quindi facciamolo in forma di monologo. Cioè, ognuno fa le due parti di tutto il pezzo. Poi lo proviamo anche fare a doppio, va bene. Ma che faccia d'angosciato che ti ritrovi? Che è successo? Una disgrazia terribile anche. Ho fatto una scoperta che mi ha letteralmente sconvolto. Accidenti? Che scoperta? Dio è nero. Cosa? Dio è nero? Ma di che Dio stai parlando? Del nostro, il Dio santo che sta nei cieli. Ed è nero. Del nostro, il Dio santo che c'è nei cieli. Del nostro, il Dio santo che sta nei cieli. Ed è nero. Stai scherzando. Sta scherzando? Niente affatto. Hanno scoperto che il primo uomo è venuto al mondo in Etiopia, come dire in Abissinia, quasi un milione di anni fa, ed era, come tutti i suoi abitanti di oggi, di colore scuro sul marrone. Ed era, come tutti i suoi abitanti, di colore scuro, cioè nero. Logico, sempre logico, eh? Quasi un milione di anni fa, ed era, come tutti i suoi abitanti di oggi, di colore scuro sul marrone. Beh certo, sei nato in piena Africa. Beh certo, sei nato in Africa, colora un po' di più il salto di voce. Okay. Sono due personaggi e per volte che passi da uno all'altro il colore deve essere evidente, perché devi comunicarlo a loro. Allora, vai un po' più in su. Beh certo, sei nato in piena Africa. Beh certo, sei nato in Africa. Ma non è finita. Analizzando i frammenti delle sue ossa si è dedotto che era alto poco più di un metro. No, impossibile, un metro, un nano. Sì, ma non... vado arrivato le battute, eh? Com'è possibile? Di un metro? Un nano! Non cominciamo a buttare le frutti, eh? Ok. No, impossibile, un metro! Un nano! Sì, ma lo buttiamo subito in politica, eh? Dicevo questo voglio dire. Ma aiutate a fare una risata, ormai sono. Brava! Aiutatevi a dove c'erano le risate e magari le risate la prossima volta, le rifate per favore. È un atto di amicizia, simpatia e collettività. Così si fa la rivoluzione. Bravo. Dicevo questo non... cioè... Ma da capo, tranquillo. Vedi, non so se Jacopo che mai no, l'ha raccontato una volta, che mi sono trovato una sera a dover recitare a Firenze in nel teatro d'opera che ha 3.000 posti. Ed è la prima volta che mi capitava di dover così recitare con tanta gente, soprattutto avevano riempito tutto il palcoscenico, io avevo un piccolo spazio, avevano preparato lì, anche nei corridoi andava gente e io mi sentivo poco sicuro, soprattutto sai, riuscire a superare certi vuoti, certi ritmi, soprattutto ero costretto a inventarne un modo, mi trovavo veramente spiazzato. Che cosa ho fatto? Mi è venuto in mente che proprio da ragazzino facevo parte di un'organizzazione sportiva che era famosa nelle mie parti e che era la Gallaratese,
da dove sono usciti i campioni straordinari, e andavo ad allenarmi da loro. E prima ancora di cominciare a sparare, per esempio, i 400 metri, mi facevano correre per una mezz'ora prima, in modo che mi sciogliessi completamente, e tutte le volte che facevo un giro subito la ginnastica avanti e indietro. E quel giorno io sono uscito dal teatro, ci mancavano ancora una mezz'ora per prima che si cominciasse, e ho cominciato a correre tutto intorno al teatro, girando, eccetera, cosa, poi mi fermavo, facevo la mia evoluzione, poi c'era la dice, qualcuno mi riconosce e dice, ma che fai, ti stai preparando così per recitare? Sì, è normale. Allora io vado a correre, ma torno subito. Non fate correre, ma respirare sì. Ogni tanto proprio prendere dei bei respiri, sì. Va bene, vai. Sì, ma non votiamola subito in politica. Dicevo questo da... Sì, ma non votiamo subito in politica, eh? Cioè, cazzati. Voglio dire, questo primo uomo... Devi fare, quando ti dico di fare una cosa, farlo. Non farlo fare a me e poi tu fare. La devi rifare. Su. Non la buttiamo subito in politica, vai. Dai. Non buttiamola subito in politica. Dicevo, questo... Cioè, voglio dire, questo primo uomo corto teneva peli dappertutto, viveva sugli alberi e si cibava di bacche, radici e insetti, compresi baccherozzi crudi. Ma tu guarda, è documentato, ma aspetta, stai attento. Dal momento che Dio ci ha creati a sua per... Stop. Adesso vi fanno tutto da capo tu, vai. Scusa. Ah, ah. Cosa fai?